Chi ha detto che tutti i SUV compatti debbano essere omologati, standardizzati? La Hyundai Kona ci ha insegnato che con il design ci si può anche divertire e si possono creare forme di rottura e quindi originali. È sul mercato da tanti anni, è stata rivista con un restyling, ma come va quest'auto? Beh, siamo qui per scoprirlo con prove, strumenti, un ingegnere e una pista. L'obiettivo è sempre quello, raccontarvi oltre ai pro, quelli ve li sanno dire tutti, anche i contro li trovate in fondo al video, scritti in maniera chiara, nero su bianco, senza giri di parole, con tutti i voti del pagellone, da 0 a 10. Iniziamo! Più che una prova, oggi facciamo un esame di maturità. Visto che la Hyundai Kona è ormai a listino da diversi anni, è arrivata nel 2017, e un paio di anni fa è stata sottoposta a un bel restyling sostanzioso, di metà carriera. Eppure rimane uno dei modelli più apprezzati dell'intera gamma Hyundai, ancora oggi, ed è super venduta in Italia, quindi è importante capire perché in tanti l'hanno scelta e, insomma, se è invecchiata bene o male. È un SUV compatto e se la deve vedere con concorrenti agguerrite e soprattutto numerosissime, ve le elenco in grafica, altrimenti stiamo qui fino a domani. Un'auto a marchio coreano che per la verità viene costruita davvero in Sud Corea, in uno storico stabilimento Hyundai, ad eccezione della variante 100% elettrica che invece è fatta in Europa, in Repubblica Ceca. Noi oggi proviamo la versione forse un po' più interessante per il mercato Italia, che è la Full Hybrid, che viene via poco meno di 30.000 euro, anche se poi sui prezzi ci torniamo in maniera approfondita alla fine della prova, nell'apposito capitolo, per cercare di capire se si può risparmiare un po'. 4,20 m per questo SUV compatto coreano. In realtà la lunghezza è cresciuta di 4 mm con il restyling di 2 anni fa, visto che hanno ridisegnato i paraurti sia davanti sia dietro. Un SUV che tende a fare la differenza soprattutto a livello di stile. Un design che in un certo senso ha fatto scuola, visto che dopo di lei anche tanti altri hanno iniziato, guarda caso, a sdoppiare la fanaleria anteriore. Rimane il tratto distintivo del frontale, quindi con i fari separati, però il restyling ha portato una ventata di freschezza, di modernità. L'auto è sicuramente più attuale, più moderna, cambiano tutti i fascioni e anche la mascherina, anche gli stessi gruppi ottici che, guardate, sono full LED con abbaglianti automatici ma non Matrix. La nuova calandra è in nero lucido, una finitura che né a me né all'ingegnere fa impazzire. Cambia anche tutto il fascione sotto, con i fendinebbia che ora diventano lenticolari, mentre prima erano più classici. Ci sono qui ai lati degli sfoghi d'aria per pulire il flusso aerodinamico, per fortuna sono veri. Novità anche al posteriore, che era talmente originale al momento del lancio che secondo me è invecchiato bene, nel senso che rimane tutto sommato attuale e anche fuori dal coro. Hanno rivisto il design dell'architettura luminosa, quindi le luci hanno un disegno più moderno, arrivano luci a LED, ma attenzione, compaiono ancora delle lampadine a incandescenza, come per esempio per le luci di servizio. Una caduta di stile che secondo me si poteva evitare, almeno con il restyling. Paraurti ridisegnati, forse qui c'è un po' troppa plastica, tutte queste modanature che fanno un po' finto off-road, sinceramente io me le sarei evitate, avrei messo un bel fascione pulito, liscio, molto più elegante. L'ingegnere è andato a misurare tutti gli assemblaggi esterni per vedere come è costruita questa Kona e lo ha fatto per davvero, come vedete in queste immagini. Cosa ha scoperto, munito del suo infallibile calibro? Beh, che le fughe sono piuttosto strette e anche regolari, quindi si è tolto il cappello davanti ai coreani, che dimostrano di avere una sapiente arte dell'assemblaggio. Anche nelle zone dove il design diventa più ardito, più complicato, si mantiene una buona costanza, una buona qualità. Ecco, le uniche zone forse non propriamente perfette sono qui dove si innestano i gruppi ottici inferiori. Un'auto che ci ha stupito a livello di qualità, dimostrando un livello lievemente migliore rispetto a quello di molte concorrenti, è la prova portiera. Cosa ci dice? Beh, conferma quanto rilevato dall'ingegnere, perché il suono è davvero piuttosto ovattato per un'auto di questo segmento. Non c'è quel rumore di ferro, no, che invece a volte si tende ad avvertire sui SUV compatti. E il merito è delle guarnizioni, che intanto sono state spalmate anche qui su tutta la portiera battente, sull'intero profilo, e non è così scontato. Qui troviamo una guarnizione non particolarmente generosa, va detto, che però fa egregiamente il suo lavoro, visto che è stata applicata davvero con grande cura e maestria.
A livello di qualità invece dentro cosa abbiamo trovato con l'ingegnere? Beh, un approccio quasi alla giapponese, quindi un abitacolo che bada tanto al sodo, alla sostanza, pensato per durare degli anni e non tanto per apparire, per menarsela, per fare il figurone quando si sale a bordo. Il perché è presto detto. Quasi tutte le superfici, direi la totalità, è in plastica dura, rigida, sia nella parte alta della plancia, sia in quella inferiore, sia su tutti i pannelli porta. Un abitacolo croccante, direbbe Emiliano, come avevamo già riscontrato peraltro sulla nuova i20, quindi è proprio un approccio che i coreani utilizzano per le loro auto di accesso alla gamma, diciamo, di segmento B. Cercano comunque di fare di necessità virtù, quindi per esempio cambiano la goffratura dei diversi livelli per cercare comunque di appagare la vista e di fare un abitacolo, una plancia in questo caso un po' più movimentata. L'unica concessione al soft touch è qui nella parte centrale del pannello porta, che ha un materiale più morbido e parzialmente sul bracciolo delle portiere. Poca roba, anche perché l'intero tunnel è ancora in plastica rigida, così come le tasche portaoggetti, che tra parentesi non sono molto ampie, anche se permettono di stivare una bottiglietta. Sono caratteristiche pure da segmento B, tante concorrenti hanno interni in plastica rigida, ecco, qui forse ne abbiamo decisamente un po' troppa. Al contrario, i comandi, come sempre diciamo sulle coreane, sono ben fatti. Per fortuna ne troviamo ancora tanti fisici, una bella notizia per chi come me non ama particolarmente le soluzioni interamente touch o le superfici a sfioramento. Sia per la plancetta del clima, belle le ghiere da azionare, belli tasti qui a mensola da pigiare, danno una bella idea di consistenza, di qualità, così come gli shortcut del sistema multimediale, c'è una bella ghiera per il volume, meno male, Dio la benedica. Con il restyling è scomparsa su tutti gli allestimenti la leva del freno a mano, meno male, ora c'è un più discreto bottone per il comando elettrico, è comparsa una presa USB per la ricarica, attenzione, è la vecchia USB, non abbiamo l'attacco più contemporaneo di tipo C. Ecco, da questi dettagli capiamo che è un'auto che su alcuni aspetti inizia forse a sentire un po' il peso degli anni. C'è comunque la ricarica a induzione per gli smartphone supportati. È un allestimento ricco e losto, quindi abbiamo sedili riscaldati e anche volante riscaldato. A proposito, lui sì, meno male, è rivestito in pelle, una corona molto sottile, ma su un'auto così pacifica secondo me ci sta, è abbastanza piacevole, devo dire, da impugnare, soprattutto quando è riscaldato in una giornata come questa. Comandi super, iper, ultra classici al volante, in questo caso per me è un vantaggio, è un pregio. Pochi, ben organizzati, danno anche una bella idea di solidità quando li andiamo a pigiare, così come i deviolucci, sono i soliti del gruppo Hyundai Kia, devo dire sempre ben fatti. Ci sono poi sedili sul nostro esemplare in pelle, molto poco contenitivi, siamo su un crossover pacifico, tipicamente urbano, è giusto che sia così. Sono piuttosto comodi, senza sfociare nel concetto di poltrona alla francese, mettiamola così. Ci sono comunque regolazioni interamente elettriche sul nostro esemplare, non male per il segmento di appartenenza. Portaoggetti sì, ce ne sono non tantissimi e soprattutto non molto ampi, attenzione quando andiamo a riporre gli oggetti, neanche il fondo è gommato, è tutto in plastica dura, quindi la sensazione non è bellissima. Posizione di guida, anche tirando giù tutto il sedile ovviamente siamo un po' rialzati da terra per dare l'idea, no, di guida alta che piace tanto a chi cerca un'auto come questa. Non cercate un'ergonomia sportiva a gambe distese perché la cona non la rende disponibile, anche giustamente visto l'indole dell'auto. Il volante è regolabile sia in altezza sia in profondità, si assume quindi facilmente, direi, una guida assolutamente comoda e turistica. Per capire se è un'auto spaziosa rispetto alle concorrenti, noi, lo sapete, con l'ingegnere misuriamo tutto l'abitacolo in lungo e in largo. Cosa abbiamo scoperto? Lo vediamo con le grafiche. I numeri dell'ingegnere ci dicono che questa Kona è piuttosto spaziosa. Non arriva ai valori da record della HRV, che offre uno spazio incredibile ai passeggeri posteriori, anche se a onor del vero è anche più lunga di ben 13 cm rispetto alla nostra Hyundai. In ogni caso, a confronto con le sue concorrenti dirette, la Kona si è difesa molto bene, con risultati mediamente migliori. Attenzione solo alla Renegade, che grazie alla forma super squadrata offre più agio per la testa dei passeggeri posteriori. In generale si può viaggiare in quattro qui, anche perché il quinto passeggero è molto sacrificato
la seduta è più stretta, c'è il solito poggiabraccio annegato. Gli altri due passeggeri hanno un buon agio, anche se devo dire non eccezionale. Guardate lo spazio che c'è per una persona di media statura, come nel mio caso. Se siete un po' più alti potreste iniziare ad avere dei problemi di spazio. Attenzione, bocchette di ventilazione regolabili qui non ci sono. Sarebbe una notizia il contrario in realtà in questo segmento di auto. Abbiamo una presa USB, anche in questo caso di vecchia generazione, non Type-C. E un piccolo vano portaoggetti, forse talmente piccolo che faccio fatica a capirne la reale utilità. Il pavimento comunque è quasi completamente piatto, c'è solo un accenno di tunnel, ma direi trascurabile. Finiture, anche in questo caso c'è tantissima plastica rigida, un po' come davanti, direi in generale un po' troppa. L'accessibilità è abbastanza buona perché comunque l'apertura dello sportello è squadrata. Attenzione però, sportello che non si apre perfettamente a 90 gradi. Per montare i seggiolini bisogna fare qualche manovra, ma tutto sommato siamo ancora nel mondo dell'accettabile. Attacchi ISOFIX che ovviamente ci sono, però sono annegati nell'imbottitura, quindi il tipo un po' meno facile e accessibile. Quello sportellino non avrebbe guastato. Le auto ibride spesso peccano un po' in silenziosità, soprattutto quando attacca al termico. La Kona come si comporta? Per scoprirlo abbiamo fatto un nostro test strumentale. Vai Inge! I valori sono simili a quelli di tutte le crossover full hybrid. La silenziosità è buona anche se non eccezionale, perché si passa da momenti di grande quiete, quando ci si sposta in elettrico, a fasi in cui si accende il motore termico e il rumore del 4 cilindri benzina entra in maniera piuttosto evidente nell'abitacolo. Un comportamento piuttosto comune a tutte le full hybrid, con la differenza che la Kona si è dimostrata ben più silenziosa di una concorrente diretta e agguerrita come la Toyota Yaris Cross. A livello di schema sospensivo troviamo qualcosa di insolito, almeno nel segmento. Davanti, ok, ci sono i classici robusti MacPherson, ma dietro c'è un multilink, quindi una sospensione indipendente, davvero merce rara nel segmento delle crossover e dei SUV compatti. È per questo che a livello di dinamica di guida questa Kona convince e spicca un po' di più rispetto a molte concorrenti. Attenzione però che la capacità di smorzamento non è tra le migliori, non è un'auto spezzaschiena. Però forse i passeggeri posteriori a volte subiscono qualche ripercussione di troppo. Il motivo però in questo caso è da addebitare a loro, i cerchi. Qui abbiamo il disegno sicuramente più particolare della gamma Kona, però qui abbiamo un diametro 18, spalla 45 piuttosto ribassata, è inutile su un'auto come questa. Io vi consiglio un dimensionamento più umano, che quindi va a migliorare nettamente la qualità di marcia. Ed eccoci al baule. Come al solito noi abbiamo rilevato la volumetria da capo, perché del dato dichiarato ce ne facciamo un baffo. Ecco cosa ha scoperto l'ingegnere. Beh, un vano sicuramente non sconfinato. Guardate i litri in grafica rilevati rispetto a quelli delle concorrenti. Per fortuna ha un po' di genialate, come il doppio fondo che si può regolare, guardate, su due livelli, e in questo caso andiamo a recuperare un po' di spazio di carico, non tantissimo ma non guasta, almeno in altezza. Quando abbiamo il piano sul livello superiore abbiamo, guardate, un vano di carico completamente piatto, e questo sicuramente è un bene, e un vano piuttosto sfruttabile perché è ben squadrato, soprattutto da questo lato destro. Attenzione però ai fianchetti, entrambi sono in plastica dura, croccanti direbbe Emiliano, quindi col tempo, caricando e scaricando, rischieranno di graffiarsi. La soglia non è bassissima, siamo su un'auto a ruote alte, avete voluto un SUV, farete un po' più fatica magari a caricare i colli particolarmente pesanti. La battuta qui è in plastica dura, anche lei tenderà a rigarsi. L'aggancio del baule non è celato da alcun tipo di scontrino, anche se su questo segmento è piuttosto normale. Attenzione, anche la serratura però in questo caso è totalmente alla vista, forse si poteva fare qualcosa di meglio. Abbiamo una luce di cortesia ancora incandescenza, anche in questo caso si poteva fare forse uno sforzo in più. Bene, perché ci sono dei ganci metallici, però attenzione, il doppio fondo che comunque c'è è poco sfruttabile, qui c'è il kit di riparazione, su questa versione non c'è ruotino di scorta. Attenzione però, questo vano sfoggia delle finiture, diciamo un eufemismo, a dir poco spartane, addirittura vedo parte dell'imbottitura delle sellerie e anche dei cavi. Ecco, su questo forse bisognava avere un pochino più di attenzione. Frazionamento dei sedili classico 60-40, si agisce direttamente dal divanetto. Bene, perché se ho il piano in posizione superiore avrò un piano di carico quasi perfettamente piatto. Attenzione perché non c'è la botola passante per oggetti lunghi e non si può decidere di abbattere soltanto lo schienale centrale. Una brutta notizia per chi ama andare a sciare, per esempio, e non ha la sbatta di mettere il portasci.
Nella prova empirica con le valigie cinesi, l'ingegnere riesce a caricarne solo 3, più un borsone e uno zaino. Insomma, il test conferma che se si viaggia a pieno carico non c'è spazio per i bagagli di tutti i passeggeri. Attenzione soprattutto alla Yaris Cross che, seppur più corta di 3 cm rispetto alla Kona, riesce a offrire un vano ben più capiente. Il valore della Captur, invece, è in linea con la Kona quando il divanetto scorrevole è in posizione, ma portandolo tutto avanti e rinunciando gradualmente allo spazio vitale dei passeggeri posteriori, la Renault riesce a fare un piccolo miracolo. Il restyling, per fortuna, ha portato in dote un nuovo sistema multimediale, ereditato dalla nuova i20. Dico per fortuna perché così abbiamo un sistema sicuramente più moderno, più al passo coi tempi. Display non piccolo, è 10.25 pollici, almeno per questa categoria di auto. Ci sono anche servizi connessi, Apple CarPlay e Android Auto. Attenzione però, solo collegando il cavo, non in modalità wireless, e questo un po' stona rispetto a molte concorrenti. La risposta al tocco non è rapidissima, anche se di fatto è un sistema completo che si lascia apprezzare per la semplicità di utilizzo. In generale io ho preferito comunque rimanere negli ecosistemi Apple CarPlay e Android Auto, sicuramente più reattivi, più smart e anche più sofisticati. Con il restyling è tutta nuova anche la strumentazione, che ora è interamente digitale. La grafica riprende quella dei modelli Hyundai di ultima generazione. La possibilità di personalizzazione si limita alle modalità di guida. Quando spostiamo in sport abbiamo una grafica un po' più accattivante con il contagiri. In ogni caso le animazioni sono belle fluide, la risoluzione è molto buona, non si può avere la mappa neanche a tutto schermo, c'è un computer di bordo piuttosto completo, una strumentazione che si lascia apprezzare più per la sua semplicità, per la chiarezza del suo linguaggio, più che per eventuali effetti pirotecnici che di fatto non sono pervenuti. Io noto un po' il fatto che questa strumentazione sia stata implementata in un secondo momento, quindi è molto in profondità all'interno del cruscotto. Si vede che una volta c'erano gli indicatori analogici. Le strumentazioni di questo tipo interamente digitali spesso le troviamo più verso di noi, più verso la corona del volante. Ecco, è da questi dettagli che si inizia a sentire un po' il peso degli anni su questo progetto. Sistemi di assistenza alla guida comunque completi, è invecchiata bene invece da questo punto di vista. Possiamo avere un cruise control adattivo anche con mantenimento della traiettoria, quindi una guida assistita di livello 2 piena che funziona anche piuttosto bene, non male rispetto alle concorrenti, si difende molto bene a livello di ADAS. Noi oggi proviamo la variante full hybrid che abbina il 1600 GDI, quindi benzina, iniezione diretta, aspirato da circa 100 cavalli, a un'unità elettrica da una quarantina di cavalli che è integrata nel cambio automatico DGT, quindi a doppia frizione. Un ibrido molto collaudato, sviluppato dal gruppo Hyundai Kia, l'abbiamo trovato su un sacco di modelli. Potenza complessiva del sistema 141 cavalli e 265 Nm. Vediamo di cosa è capace però, quindi mettiamo in modalità sport. Per farlo si agisce sulla leva del cambio, come si faceva un po' una volta, non c'è un comando dedicato. E le sacre parole, giù tutto. Il risultato è allineato a quello di molte crossover full hybrid, ma occorre fare delle puntualizzazioni. Intanto, il valore rilevato è stato mediamente migliore di ben un secondo rispetto al dichiarato. Episodio più unico che raro, visto che di solito accade proprio il contrario. Bisogna quindi rendere onore alla Kona, che in generale non è andata oltre la soglia psicologica dei 10 secondi e si è quindi difesa bene. Non bisogna aspettarsi uno scatto da sportiva o di una plug-in come la Renegade, ma nemmeno letargico. Il dato più significativo riguarda la concorrente diretta Yaris Cross, battuta di quasi 2 secondi. Un ibrido pensato sicuramente in chiave dell'efficienza, quindi non della sportività o delle alte prestazioni. E in ripresa, come si comporta? Via il test. Nel passaggio da 80 a 120 orari, la Kona è riuscita a battere in maniera netta due concorrenti dirette e agguerrite come la Honda HR-V e la Toyota Yaris Cross, e non di poco. È la prova che l'ibrido coreano, con il DGT, è un sistema più vispo e pronto rispetto a molte tecnologie della concorrenza. Per trovare risultati nettamente migliori, bisogna scomodare l'ibrido plug-in di Renegade e Captur, che, potendo contare su motori elettrici di trazione ben più potenti, riescono a fare la differenza. E in frenata? Come andiamo? Giù tutto al contrario, via!
Il test è stato eseguito con gomme invernali, come sappiamo poco performanti in questo tipo di prova. Eppure, anche in questo caso emergono notizie significative. La Kona è riuscita a fermarsi mediamente ben 2 metri prima rispetto alla Honda HR-V, anche lei provata a suo tempo con pneumatici termici. In generale, un arresto in 41 metri con gomme invernali non è niente male, un segno inequivocabile dell'efficacia dell'impianto della Kona. Attenzione però all'affaticamento. Nel corso dei diversi tentativi, gli spazi d'arresto si sono via via allungati. Nell'ultima frenata, la Kona è andata più lunga di ben 3 metri e mezzo rispetto alla prima. Com'è da guidare? Beh, la principale differenza rispetto al full hybrid Toyota è che qui abbiamo un cambio a doppia frizione, quindi in un certo senso limitiamo un po' quell'effetto CVT tipico dell'ibrido giapponese. Anche qui, se facciamo un giù tutto, comunque il 1600 GDI tende a salire tanto di giri, molto di più rispetto a un'auto, diciamo non ibrida, un'auto tradizionale, ma meno rispetto all'ibrido Toyota, e comunque avvertiamo il passaggio di marcia che effettivamente c'è ed è reale, visto che qui abbiamo il doppia frizione che peraltro offre passaggi di marcia, devo dire, molto dolci, impercettibili, non rapidissimi, ma sicuramente capaci di garantire un grandissimo comfort di marcia e una grande fluidità. Tutto questo ci dice che siamo al cospetto di un'auto pacifica, pensata per esaltare le doti in termini di contenimento dei consumi. Non siamo su una sportiva, è anche su una macchina che fa di tutto un po' per mantenere il comfort il più elevato possibile. Quando iniziano le curve alziamo un po' il ritmo, comunque la guidabilità, questo succede spesso con le Hyundai devo dire, non è per niente male. C'è un pochino di coricamento, però la reattività di questa Kona rimane buona, tutto sommato. Ecco, ci sono SUV compatti che sicuramente vanno più in affanno quando si alza il ritmo e iniziano cambi di direzione repentini. Lei tutto sommato copia abbastanza bene la strada, anche per merito di uno sterzo che, e questa è una notizia in questo segmento, ha un giusto carico ma anche una buona reattività. Non abbiamo un comando sportivo, sarebbe di fatto inutile averlo su un'auto come questa, però ha una buona consistenza, una soddisfacente rapidità e progressività, insomma ci dice bene cosa stanno facendo le ruote davanti, mentre tanti SUV compatti non hanno comandi così comunicativi. Ma siamo alla nostra consueta prova parcheggio e quindi, come sempre, proviamo la manovra. Retro, giù tutto di sterzo. Allora, il raggio di sterzo è buono. Le dimensioni sono comunque piuttosto compatte, quindi in generale un'auto facile da parcheggiare. C'è una retrocamera con sensori, l'immagine è un po' sgranata, non è il massimo della risoluzione, ma una bella mano ce la dà, anche perché dietro la visibilità, come spesso accade su auto con design arditi al posteriore, è il caso della Kona, non è eccezionale. I montanti sono molto grossi, l'1.8 piccolo vedo poco. Davanti i montanti sono piuttosto spessi, tendono a fare un po' blocco con lo specchio, quindi anche qui non ho una visibilità sempre ottimale nelle svolte più strette. Ecco, attenzione perché ci sono concorrenti che offrono già visioni a 360 gradi, anche telecamere sul frontale. La cosa più importante che deve fare un'auto full hybrid come questa Kona è consumare il meno possibile. Ma lei ci riesce davvero? E se sì, in che misura? Per scoprirlo abbiamo spedito sonoramente il nostro ingegnere all'interno del nostro ciclo di rilevazione in condizioni reali, il temibile cappio di automoto.it, monitorato dalla tecnologia Geotab. Ed ecco cosa ho scoperto. In media la Kona Hybrid riesce a percorrere quasi 17 km litro. Il valore potrebbe non sembrare così positivo, ma dovete tenere presente che il nostro ciclo è molto severo e prevede lunghi tratti autostradali a 130 orari, come sapete poco favorevoli alle ibride. In generale siamo sui livelli di efficienza di una Honda HR-V, mentre, come spesso accade, l'ibrido Toyota riesce a essere ancora più virtuoso. Tenete presente in ogni caso che se evitate le autostrade e vi muovete principalmente in città e statale, con la Kona Hybrid non sarà difficile portare a casa percorrenze anche superiori ai 20 km litro. Comprare auto nella fase finale del loro ciclo di vita può essere molto interessante dal punto di vista delle offerte, anche perché lo sapete, sta per arrivare la nuova Kona che è proprio alle porte. E quindi forse è il momento giusto per comprare proprio lei invece. Il prezzo di listino parte da una cifra piuttosto invitante, 23.500 euro, con cui però ci si porta a casa il classico benzina 1000 turbo.
Per avere l'ibrido vero e proprio, invece, il prezzo ufficiale sale ad almeno 28.600 euro, non proprio pochi per la categoria di auto. Il bello di comprare un'auto nella fase di run out, quando il suo ciclo di vita sta per terminare, come in questo caso, sta però nel fatto che spesso si trovano offerte pazzesche. È il caso della Kona che, in attesa dell'arrivo sul mercato del nuovo modello, si può trovare oggi a prezzi stracciati. In poche parole, ci si può portare a casa l'ibrido full al prezzo del classico benzina, che non è male. Costi di mantenimento interessanti, come sempre per le ibride, visto che alcune regioni mantengono tutt'oggi esenzioni parziali o totali sul pagamento del bollo. E a voi ha convinto questa Hyundai Kona? È ancora oggi un'auto da comprare? Se vi va, raccontatemi come la pensate nei commenti qui sotto. Preferireste lei una Yaris Cross o una Renault Captur? Se vi va, ci vediamo alla prossima prova strumentale. Vi lascio ai pro, ai contro e a tutti i voti del pagellone. Dove aveva preso insufficienze?